andata, come sapete, a Monte Scuderi, a onore delle armi comunque il Giostra che ha disputato un grandissimo campionato. Iniziamo, un applauso, sì, grazie, un applauso per le due squadre che tra l'altro si sono fronteggiate con grande agonismo ma con grande rispetto, questo va sottolineato sicuramente. Allora, la semifinale che consegniamo a Nino Cambria dell'Annunziata. Ringraziamo Capoveloro Resort, che è uno dei nostri premio di miglior giocatore della semifinale, a Fiorito, al portiere di Giostra, consegniamo il premio Il Vicoletto, miglior giocatore delle semifinali. Via Manzoni, che è una squadra che non è arrivata, diciamo, nelle semifinali, però è stata una delle formazioni che si è dimostrata più compatte sia come squadra che come organico. Invitiamo l'attaccante Marco Paludetti a ricevere il premio. Offerto. Un applauso per Marco e per Vito qui, Orazio Sturniolo della formazione Ogliastri, è stato un roster particolare e a loro va il premio Fair Play per quest'anno. Consegniamo il premio per il miglior allenatore a Carmelo Marotta. Un applauso. Grande Marotta. E invitiamo qui San Filippo per ritirare il premio di miglior portiere della stagione. Per tutti questi atleti ci sono anche altri premi che consegneremo successivamente, sono dei buoni. Il titolo, colui che ha battuto il rigore decisivo, quindi invitiamo Peppe Puda a ritirare il premio di miglior portiere. Anche per Buda ci sarà un premio offerto dal Gregale, che consegneremo a colui che ha guidato la squadra vincitrice del torneo. Premio per il miglior gol dell'intera manifestazione Palio di Messina 2016 a Daniele Broccio. Per due settimane consecutive premiato per il miglior gol della manifestazione. Un applauso per Daniele. Premio capocannoniere che vince Giovanni Arena, ripetiamo qui. Miglior giocatore dell'anno scorso, quest'anno capocannoniere della manifestazione. Complimenti a Giovanni Arena. Quindi sicuramente per la redazione di Messina del Pallone e Sportman merita di ricevere il premio di miglior giocatore della manifestazione, Nino Cambria. La squadra Annunziata. Un applauso ancora per Nino, che vediamo qui due direttori di gara che hanno appunto guidato questa partita, Sandro Olimpio e Sergio Bosio, per la consegna delle targhe e il ringraziamento dell'organizzazione per il loro impegno per la realizzazione dell'evento. Grazie squadra di Giostra, capitanato dal capitano Marco Morabito. Farei un grande applauso perché hanno meritato tantissimo, e solamente i rigori, una squadra che perde solo i rigori merita tanto quanto gli altri sicuramente un ringraziamento particolare. E poi all'interno ci sono anche altri premi come quelli offerti dal fisiotrainer con i trattamenti e una cena alla Focacceria Grotte. Un applauso ancora a Giostra, dice Monte Scuderi, ti invito qui a raggiungermi assieme al capitano Daniele Broccio che guiderà la truppa. Per loro c'è un premio speciale che è qui, sono 15 abbonamenti della CL Messina non nominativi, quindi potete anche assegnarli ad altri e tante altre cose che scoprirete qui. Trofeo delle stelle Palio di Messina. Sono arrivati qui nel fondo, una manifestazione molto ambita del trofeo delle stelle Palio di Messina 2016.
prima, però, che vi ha lasciato tanto. Noi abbiamo organizzato insieme a voi la seconda giornata. È venuto a mancare il vostro storico presidente lo scorso anno e probabilmente la vittoria oggi è per lui. Senza ombra di dubbio la nostra vittoria è dedicata a Lucio Padroso, nonché presidente Sandro Molonia. Ci tenevamo tutti a fare quella figura, nonostante lui, diciamo fisicamente non ci possa più, ma noi sappiamo che era sempre presente. Provami sia la maglia stasera. Che dire, più ci manca fisicamente, ma a livello la sua presenza è sempre costante per noi. Vai Franco! E questo è bello, quindi c'è anche due parole della squadra che penso che hanno un salto sono andati, ovviamente chiaramente la delusione è forte, però è stata una bella partita, li avevate già affrontati nella fase a gironi, tra l'altro molti dei ragazzi che avete incontrato oggi sono ragazzi che vivono nella vostra stessa zona, quindi li conoscete tutti, alla fine delle rigori, però probabilmente è stata una squadra con cui è stato anche bello affrontarsi. Diciamo che stasera non c'è stata una squadra perché quando si arriva in fuori è una lotteria, chi ha più fortuna vince, questa volta l'abbiamo, ci ha baciato, nemmeno stasera siamo riusciti a batterli. È una costante ormai, non ci riusciamo. Abbiamo battuto sia i rigori, ma sul campo ancora non ci siamo riusciti. Vedremo un altro anno se ci incontreremo. Faremo il possibile. Uno di questa volta l'avversario, anche loro hanno messo in campo buone, però penso che non abbiamo mediato, abbiamo vittoria, anche se è arrivata alla lotteria di calcio di cuore, però siamo contenti di aver trionfato quest'anno, abbiamo fatto la sesta finale su sette partecipazioni, quindi 4 vittorie e 2 sconfitte, siamo fieri di quello che abbiamo fatto, il nostro cammino è stato quasi impeccabile, quindi che dire, ringrazio i miei compagni che mi hanno sopportato anche quest'anno, speriamo di continuare a vincere, perché è sempre difficile rivedersi. Un applauso a Daniele Roccia, Monte Scuderi, campione trofeo dello Stello Paglio Università 2016, grazie. No.